Signori, breve intro, prima di entrare dentro il nuovo attico faremo vedere tutta la casa, tutte le sue funzionalità, tutto quanto, però prima entriamo. Prego al camera, entrare. Allora, signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo vedere casa nuova, faremo vedere tutto quello che c'è, dal soggiorno alla cucina, ai comfort, alle luci. Qui abbiamo tutti gli scenari possibili, la termoregolazione. Cameraman, avvicina. Una termoregolazione che potrebbe non vedersi bene. Poi abbiamo la sicurezza della casa. Possiamo far vedere tutte le cose. Possiamo aprire e chiudere ogni tapparella. Tipo quella lì che si è alzata. Ora la richiudiamo. Aspettate. C'è pure il timer. Eccola là. Si chiude. Ora la stoppiamo. Possiamo accendere e spegnere tutte le luci della cucina, insomma, una bella situazione. Poi abbiamo ovviamente anche la videocitofonia che, attenzione, qui c'è la svolta, riesce addirittura a fare le chiamate. Assurdo, cioè tu puoi chiamare al telefono una persona oltre che registrare le chiamate che stanno sotto. Ma questo veramente tanta roba. Abbiamo tutto l'impianto per quanto riguarda la corrente, l'impianto dell'allarme e addirittura l'impianto ha 16 combinazioni per sempre mettere l'allarme. Qui c'è la rete internet e tutti i settaggi per fare la domotica. Poi qui abbiamo l'app. Allora ragazzi, qui abbiamo una mini mappa di quella che è la casa e di tutte le luci e le serrande che possiamo aprire e abbassare. Volendo possiamo fare scenario off, tutta la casa si spegne, tutta la casa si blinda e non entra neanche Putin con le bombe, in poche parole. Infatti se noi accendiamo, noi in questo momento siamo qui, se noi accendiamo la luce, riprendi sopra, non si vede mai accesa. Facciamo vedere la cucina, che sicuramente si vede meglio. Questa, signori, è la cucina. Guardate, se io accendo qui, opla, la luce si accende. Ora accendo un'altra, opla, la luce si accende. Quindi ora spegniamo tutto e via. Poi vabbè, qui abbiamo praticamente il pannello di controllo che vi ho fatto vedere, tutto sul telefono, con scenari, termoregolazione, sicurezza, luce, aperture, report energetici, insomma tanta roba, non so se si vede. Ok, dopodiché questa è la cucina. Prego cameraman, ora accendiamo le luci come si faceva all'antica, con i tasti 1, 2, no, è il 3, ecco fuori. Allora, qui abbiamo un piano a induzione. Qui c'è un'astronave, abbiamo fatto montare un'astronave. Infatti se io faccio così, fail, se io faccio così esce l'astronave, signori. Guardate, ma che cos'è? Questo, ragazzi, no, scherzi a parte, non è un'astronave, ma è un fa sia da cappa per quanto riguarda gli odori, per quanto riguarda tutta la situazione che c'è di purificazione dell'aria della cucina, perché ovviamente la cucina è un posto a parte da quello che è il soggiorno e tutto il resto. Sembra che sta per partire veramente un'astronave, cameraman, che dici? Sì. Forno microonde, forno normale, qui c'è un frigorifero. Madonna mia, che stanno i morti dentro. Vuoto. È un po' vuoto, eh sì, perché ancora la casa non è completa, ci siamo trasferiti da 2 settimane a malapena, quindi dobbiamo finire. Intanto qui l'astronave può tornare giù. Spegniamo il Transformers, la cucina molto carina, il tavolo attaccato. Attento camera, no, mi distruggi casa appena fatto. Invece il soggiorno qua deve essere ancora completato, qui c'è il divano, un televisore piatto di 60 pollici penso, e ovviamente la cosa più bella è il panorama, che non ho veramente confini, molto bello panorama, molto bello. Siamo addirittura sopra le gru, un altro po'. Qui c'è il corridoio, qui dovrà essere finito tutto il resto ancora. Alla stanza, come potete vedere, un po' di ghiaccio abbiamo qui, un po' di stile. Fai vedere qua, poi abbiamo un altro po' di stile, un po' di robe varie, insomma, no? Ok, poi qua qualche felpa presa da Shane, così, giusto per dire, come dice un nostro caro amico. Qui qualche altro vestito preso dalla bancarella, no? Dove abbiamo speso i milioni. Beh, direi che fare trading serve a qualcosa, no, signori? Poi qui abbiamo
un'altra paio di scarpette tranquille. Facciamo vedere, guarda qua, guarda qua. Lavoro, studio, faccio grafici, tengo tutte le mie cose. E qui c'è un'altra televisione che tengo per guardare la TV la sera oppure per mettere duplicazione schermo, dipende da quello che devo fare. Questa è la stanza, ovviamente. Qui c'è un'altra finestra, molto bello anche il balcone. Qui abbiamo giusto un po' di risultati. 100.000 iscritti, che ormai sono 400.000. Il mio master in analisi e tecnica, quindi posso insegnare legalmente trading. È un conto presso una prop house dove gestisco 80.000 euro, signori. E presto andrà un'altra cosa interessante anche là sopra, ma niente spoiler. Signori, ora accendiamo alla lavanderia. Qui c'è un termostato nucleare nel vero senso della parola. Questo è tutto l'impianto da 30/40K di riscaldamento, raffreddamento, e qui c'è un frigorifero dove teniamo i morti. Infatti se lo apro... No, non è vero, non è frigorifero, sto scherzando. Lascia stare. No, però è un impianto veramente, veramente costoso. Qui abbiamo la lavanderia, qui ancora dovranno essere finiti i lavori, infatti lì manca ancora qualcosina. La casa è molto white essence, tutto bianco, molto di porcellana. Tre signori, qui abbiamo il bagno con queste piastrelle molto belle. Qui abbiamo un tasto che ci permette di farci la doccia con stile. Con stile, tant'è che qui abbiamo diversi tipi di accessori. Possiamo cambiare il colore, possiamo farci la doccia a cascata, perché da lì esce la doccia a cascata, da lì esce la doccia classica. Poi da qui escono gli spruzzini verso lì, cioè c'è una bella situazione. Ora, oh, ora mi bagno tutto. Sì, insomma, molto molto interessante. Bene, questo era il bagno. Signori, questo è l'altro bagno. Ovviamente tutto di parquet, rigorosamente. Qui c'è un'altra doccia secondaria che uso in caso l'altra non mi piaccia. Spettacolo, è stupendo. Un altro bagno in realtà, signori, che è il bagno della cucina. Cioè ci sono tre bagni, ok? Questo qua, prego, questo è un bagno, questo è un bagno, il nostro cameraman ha deciso di non farsi vedere, deve essere ancora completato da sopra. Qui c'è un altro water, molto molto casalingo devo dire, giusto per le scappatine se qualcuno ha mangiato male, giusto nel bagno, cioè proprio vicino alla cucina, fatta apposta. Dopodiché abbiamo un altro sensore, abbiamo un altro impianto di domotica nella cucina, perché uno non basta, ed eccolo qua signori, è praticamente uguale a quello che vi ho fatto vedere all'inizio, è praticamente uguale, vedete, ci sono le stesse funzioni, segreteria video, posso aprire il portone, posso silenziare, vedere i posti esterni, può vedere tutto, registra pure le chiamate, le conversazioni, quindi se qualcuno parla si sente tutto. Ok, qui possiamo uscire. Ecco, c'è una signora che sta entrando adesso. Le apriamo noi il portone. Signora, prego, entri. Ok, il portiere non lavora mai, non so che lo paghiamo a fare, sinceramente. Dopodiché, qui abbiamo la lista dei contatti e le stesse funzioni, a parte la termoregolazione che c'è lì. Poi qui ci sono impostazioni ed è tutto connesso, interconnesso, scusate, tra la casa. E questo è l'altro. Qui in realtà doveva andare un bellissimo... No, non doveva andare un bambino là doveva andare tutti i vini, stavo pensando di prendere un Dom Pero, un bel Dom Perignon, però è arrivato il vetro rotto, quindi voglio prendere un Dom Perignon da tenere nelle occasioni speciali, giusto un 250-100 euro, sì. Ragazzi, questo è stato un breve tour della casa, fatemi sapere se vi è piaciuta, scrivetemi magari nei commenti cosa vi è piaciuto di più, se il bagno, la casa o anche il sistema di domotica, tutto quello che magari vi è piaciuto più di tutto. Ovviamente mettete un mi piace, continuate a seguirmi, ricordo che il link in descrizione trovate tutti quanti i percorsi per poter partecipare alle lezioni tenute da me o potete parlare tranquillamente in modo gratuito per i miei team. Per questo video è tutto, qua è Tony e... Novato con una vista veramente spaziale sul verde che si propaga all'infinito. E per questo video è tutto. Alla prossima!